Eccomi qua nuovamente per un altro tutorial per spiegarvi come fare uno dei tanti tipi di Scooby-Doo. Allora, oggi vi faccio vedere come fare lo Scooby-Doo a tre fili. Allora, prendiamo due cordoncini, uno lo pieghiamo a metà. Ecco, a metà e facciamo, vedete, un'asola, ok? A questo punto infiliamo dentro e lasciamo qualche centimetro, insomma, vedete voi, non c'è, ecco, e facciamo un nodo. E quindi otteniamo quanti? Otteniamo tre fili, ok? A questo punto semplicissimo. Cominciamo avendo tre capi, prendiamo sempre quello, diciamo, da sinistra, lo portiamo sopra a quello successivo verso destra. Viceversa, prendiamo, cioè quello successivo e lo portiamo avanti sempre in senso orario. L'ultimo, cioè il terzo, a questo punto lo passiamo dentro all'asola iniziale che abbiamo lasciato. Ecco, stringiamo. Ed ecco il primo nodo. Ok, continuiamo. Allora, primo asola, secondo passiamo sopra senza lasciare l'asola e il terzo infiliamo dentro, ok? Ecco. E ecco qua. Continuiamo, facciamo qualche passaggio. Il risultato sarà semplicemente uno Scooby-Doo, diciamo, tondo, ma non proprio perfettamente, perché per farlo bello tondo, proprio con anche se poi adoperate più, diciamo, colori, vi verrà anche proprio anche i colori tipo a spirale, quindi ecco, e verrà uno Scooby-Doo abbastanza, diciamo, tondo, però ecco, con delle righe tipo a spirale, proprio anche ben marcate, ecco. E proprio dovuto al fatto che, essendo che ci sono solo tre e non i quattro capi, gli dà questa caratteristica, gli dà. Ecco. E questo è un'altra tipologia di intreccio che andiamo a, ecco, ultimo, perché dopo, come vedete, non ho, io per comodità, come ho già detto in altri tutorial, adopero questo cordoncino bianco perché è abbastanza grosso e così vi potete vedere bene l'intreccio. Se adoperavo i cordoncini, quelli colorati, magari sì, si poteva vedere indubbiamente gli effetti, però cosa succedeva? Che magari il nodo, l'intreccio non si vedeva bene. Ecco, questo è il risultato, come vedete. Ecco, questo è il risultato, è un tondo, però con, vedete, la spirale praticamente che viene così, diciamo, quindi è una via di mezzo tra quello tondo e quello a spirale che già vi ho spiegato praticamente in un altro tutorial, insomma, ecco.
Tutto qui, ok? Saluto, ciao. Eccomi qua nuovamente per un altro tutorial per spiegarvi come fare uno dei tanti tipi di Scooby-Doo. Allora, oggi vi faccio vedere come fare lo Scooby-Doo a tre fili. Allora, prendiamo due cordoncini. Uno lo pieghiamo a metà, ecco, a metà e facciamo, vedete, un'asola, ok? A questo punto infiliamo dentro e lasciamo qualche centimetro, insomma, vedete voi, non c'è, ecco, e facciamo un nodo. Ecco, e quindi otteniamo quanti? Otteniamo tre fili, ok? A questo punto semplicissimo, cominciamo avendo tre capi, prendiamo sempre quello, diciamo, da sinistra, lo portiamo sopra a quello successivo verso destra, viceversa, prendiamo, cioè, quello successivo e lo portiamo avanti sempre in senso orario, l'ultimo, cioè il terzo, proprio anche ben marcate, ecco. E proprio dovuto al fatto che, essendo che ci sono solo tre e non i quattro capi, gli dà questa caratteristica, gli dà, ecco. E questo è un'altra tipologia di intreccio che andiamo a, ecco, ultimo, perché dopo, come vedete, non ho io, per comodità, come ho già detto in altri tutorial, adopero questo cordoncino bianco perché è abbastanza grosso, e così vi potete vedere bene l'intreccio. Se adoperavo, a questo punto lo passiamo dentro all'asola iniziale che abbiamo lasciato. Ecco, stringiamo. Ed ecco il primo nodo, ok? Continuiamo. Allora, primo asola, secondo passiamo sopra senza lasciare l'asola, e il terzo infiliamo dentro, ok? Ecco. E ecco qua. Continuiamo, facciamo qualche passaggio. Il risultato sarà semplicemente uno Scooby-Doo, diciamo, tondo, ma non proprio perfettamente, perché per farlo bello tondo, proprio con anche, se poi adoperate più, diciamo, colori, vi verrà anche proprio anche i colori tipo a spirale, quindi ecco, e verrà uno Scooby-Doo abbastanza, diciamo, tondo, però ecco, con delle righe tipo a spirale.